Potrebbe essere stato innescato da una coperta elettrica o da un phon, l'incendio che ha interessato un divano dal quale sono scaturite le esalazioni per le quali è morta una donna di 82 anni nella sua casa di Città di Castello. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Fernate. La donna viveva da sola e la porta dell'abitazione era chiusa dall'interno. A dare l'allarme è stato un vicino. La poveretta è stata trovata in un corridoio vicino al bagno dove c'era l'acqua aperta. Non è escluso che abbia provato a spegnere l'incendio, ma il fumo l'abbia uccisa prima. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, è intervenuto anche il 118. Sono stati arrestati i ladri che la scorsa settimana sono entrati in una serie di abitazioni possessandosi di collane, orologi, bracciali e monili d'oro per un totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-20 mila euro, oltre a borse, conografi e 1.500 euro in contanti. Il tutto è successo a Trevi. Gli arrestati sono stranieri, si tratta di un 27enne ungherese senza fissa dimora, con un provvedimento di espulsione pendente e di un 33enne serbo con residenza nella capitale. Non è esclusa l'ipotesi che i due possano far parte di una banda più numerosa in arrivo da fuori regione. I due sono stati portati in carcere a Spoleto in attesa della convalida dell'arresto. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri di Trevi con i carabinieri di Spello e quelli di Sellano. "391 persone identificate, 120 bagagli controllati e un quarantenne italiano arrestato. È il bilancio dell'operazione denominata Stazioni Sicure, messo in campo ieri dal compartimento Polfer per le Marche, Umbria e Abruzzo di Ancona, che ha coinvolto tutti i presidi di polizia ferroviaria dislocati nelle tre regioni di competenza territoriale. Nelle stazioni di Ancona, Centrale, Pescara, Polfer si è avvalsa anche della collaborazione di unità cinofile. Gli agenti, nell'effettuare i controlli, hanno utilizzato smartphone per il controllo in tempo reale dei documenti e metal detector per l'ispezione dei bagagli sospetti." Troppo tempo passa tra la chiamata al 118 e l'arrivo dell'ambulanza a destinazione. L'ultimo caso giovedì scorso, intorno alle 15, quando una donna ha chiamato disperata al 118. Il suo bambino, di appena 20 mesi, aveva delle convulsioni febbrili con perdita di conoscenza. Gli è caduta a Mancinarotto, località in provincia di Terni. Ma l'ambulanza non arriva e il padre della signora, un medico, ha prestato le prime manovre di soccorso al nipote. A quel punto padre e figlia prendono il bambino e con auto privata, senza un soccorso adeguato, arrivano a Santa Maria di Terni. Il piccolo viene trasferito al reparto di pediatria e sottoposto ad appropriata terapia. I familiari hanno fatto una denuncia al tribunale del malato del Santa Maria di Terni. Un uomo di 26 anni della Nigeria è stato arrestato per spaccio dalla polizia di Perugia. Una segnalazione per schiamazzi è arrivata alla polizia. All'interno dell'appartamento dove viveva il 26enne c'era troppo rumore. Quando gli agenti sono arrivati, hanno fatto un'altra scoperta. Da quando riferisce la questura, chi ha aperto è rimasto anche sorpreso nel vederli. Ai poliziotti non è sfuggito che un ragazzo, alla loro vista, si è precipitato in camera cercando di chiudere un cassetto. I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e hanno riscontrato la presenza all'interno del cassetto di due involucri, rispettivamente contenenti più di 10 grammi di eroina e oltre 10 grammi di cocaina. Al termine dell'attività di rito, il cittadino nigeriano è stato arrestato per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dovrà lasciare il territorio nazionale. Salve amici del Centro Meteo Italiano, si vanno finalmente delineando le previsioni meteo per i prossimi giorni di festa, con i principali modelli che stanno trovando un punto d'incontro. Vigilia di Natale con l'anticiclone in espansione sul Mediterraneo e dunque tempo più stabile sull'Italia. Correnti dai quadranti settentrionali porteranno solo residue piogge al sud, in un contesto termico in linea o poco sopra le medie. Tempo asciutto anche per il giorno di Natale con l'asse dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale. Temperature anche qui generalmente prossime alle medie del periodo. Anche la giornata di Santo Stefano dovrebbe vedere condizioni meteo stabili, ma con temperature in lieve calo per l'arrivo di venti nordorientali. Seguite comunque tutti i prossimi aggiornamenti anche in vista degli ultimi giorni dell'anno. Buone feste da parte del Centro Meteo Italiano.